La vostra associazione ha accolto i Garibaldi per un seminario molto interessante. Ci riassumi in breve? Sì, grazie. In effetti è così. Stiamo passando un weekend straordinario insieme ai Garibaldi a Messina e con grande gioia abbiamo portato i maestri invisibili, perché è la prima volta che i maestri invisibili arrivano al sud, quindi è veramente una gioia profonda. E tutto ci sta confermando l'intuizione di portarli qui, perché abbiamo un seminario ricco, un gruppo che si è formato davvero interessante, che sta interagendo con i Garibaldi, e i Garibaldi sta interagendo con tutta la città, perché sono stati più appuntamenti, si è dato con una generosità infinita. È importante, è interessante, l'associazione è cresciuta moltissimo in questo anno, ha avuto tanti appuntamenti che in questo momento stanno avendo il culmine davvero con una presenza straordinaria. Perché Igor Sibaldi credo che sia davvero in Italia, dico in Italia per non andare davvero oltre, però uno dei relatori, dei conferenzieri, degli scrittori più interessanti, più completi, perché ci dà un respiro ampio, che è quello che l'Associazione Anturium Rosa cerca, il respiro ampio. Ci aiuta a capire come gli spiriti guida parlano della morte? In realtà non ne parlano, in realtà non ne parlano, perché noi siamo abituati a pensare che a un certo punto l'individuo muore e che poi magari gli capita qualcos'altro. Ci hanno indotto a pensare a queste cose tutta una serie di religioni che ci hanno educato, religioni relativamente moderne. Nelle religioni antiche, tipo l'ebraismo, non c'è l'idea dell'aldilà individuale. Quando qualcuno muore nella Bibbia si dice che si riunì ai suoi padri, però non è specificato nient'altro. Di che fine abbia fatto Adamo nell'aldilà non sappiamo niente. I greci avevano questa stasi, dopo la morte era uno stare lì, praticamente, riservato solo ad alcuni. Avevano comunque idee molto vaghe al riguardo. Noi abbiamo idee via via che si stanno perfezionando sempre di più. Specialmente ultimamente di origine americana, statunitense, c'è un grosso interesse, anche addirittura, loro dicono scientifico, diciamo parascientifico, ecco, su quello che avviene all'individuo dopo la morte. A me sembra, e mi risulta anche da queste tecniche, cosiddette di spiriti guida, tra virgolette, che sia un discorso mal posto. In realtà noi abbiamo solamente due braccia. Parlare di quello che capiterà dopo la morte è come parlare di quello che capiterebbe se avessimo otto braccia. Però noi questo abbiamo. Noi siamo questo incontro di componente psichica, spirituale e componente fisica che diventano una cosa inscindibile. Non è vero che noi siamo anima e corpo, è tutt'uno, è tutt'uno. Il corpo è la parte materiale di quello di cui l'anima è la parte, diciamo, immateriale, aerea. Io sono anche convinto che quello che si chiama inconscio in psicanalisi sia proprio il corpo, cioè che quando un trauma, un problema non riesce a essere tenuto nella psiche, nella coscienza e scivola nell'inconscio, in realtà diventi un fatto chimico, diventi un problema chimico, una malattia biochimico. Ecco, noi siamo questa integrità e quello che importa di più, quello che è importantissimo, è usare il tempo della vita. Anche il Vangelo è d'accordo al riguardo. C'è un punto del Vangelo molto, dei sinottici, molto duro per quello che riguarda i cristiani, che dice Dio è il Dio dei vivi e non dei morti, che ci lascia un po' di stucco a noi se siamo cristiani, perché pensiamo come? Noi siamo abituati a pensare che Dio sia soprattutto il Dio dei morti in realtà, che i santi siano lì nel paradiso, eccetera, eccetera. E invece vediamo che Gesù, per esempio, nei Vangeli dice: no, no, Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Uno può dire: beh, perché nell'aldilà sono ancora vivi. No, questo non lo dice, questo lo diciamo noi. In realtà la parte che c'è al di qua della morte è la parte che noi conosciamo e che possiamo usare e nella quale possiamo agire.
Di là c'è quello che i Vangeli chiamano il buio in cui nessuno può far nulla, perché in realtà non c'è. Preoccuparsi di quello che viene dopo la morte sembra un po', a me sembra un po' una fuga dal preoccuparsi molto più serio di quello che viene prima. È come se una persona vivesse troppo poco nella vita e dicesse, beh, ma poi nel di là ricevo il compenso che non ho vissuto. Non è mica vero, non è vero. Supponiamo da un punto di vista fuori da qualsiasi religione, nel modo più oggettivo possibile, cosa capita a un io dopo la morte. Bah, dal momento in cui corpo e psiche si scindono, l'io non c'è più, non esiste più. Non essendoci più l'io, non c'è più il mondo che l'io percepisce come tempo e spazio. Non essendoci più il tempo e spazio, non c'è più neanche il numero. Molto più convincente dire si riunì ai propri padri, cioè smette di essere uno e diventa tanti. No? Solo che se diventa tanti cambia dimensione e noi non possiamo più seguirlo. È un'altra dimensione. A me, per esempio, non è mai capitato, proprio mai neanche di chiedere cosa ne penso in spiritualità di quello che c'è dopo la morte. È come se discutendo con quelle parti alte della psiche che noi chiamiamo spiriti guida, questa idea non venisse neanche in mente.